Sono una persona che, venendo dal nulla, venendo da niente, sa cosa vuol dire soffrire. Sannino, un lottatore, uno che comunque arrivava come me dall'altra parte della È strada. un grande allenatore, mi sono trovato bene pure come persona, una grandissima persona. Si fa odiare molto durante l'anno, però si è rivelato molto sensibile e attaccato a noi molto più di quanto pensassi. Trentuno agosto 2003, primo esordio di Sannino alla guida del Varese, i biancorossi sono in C1. 14 marzo 2004, la sconfitta nella cittadella di Maran. Arriva a Varese il presidente con lo stipendio Stefano Tacconi e cambia la guida tecnica. Sannino lascia una squadra che naviga nelle torbide acque del centro classifica. Dopo 2 mesi il Varese di Beruatto perde a Reggio Emilia i play-out per la salvezza. Tacconi non è neppure in tribuna. Il Varese retrocede, fallisce, si rimbocca le maniche. Come un pugile suonato si rialza per disputare un altro round. Su quel ring che alla vita resistono solo i combattenti veri, quelli che non hanno paura di affrontare nessun avversario, anche se si tratta del fato. Il cammino di Sannino e del Varese è parallelo. Due strade che il destino farà incontrare il 30 settembre 2008, giorno del ritorno del tecnico di Ottaviano ai piedi del Sacromonte. Fanculo, una bella storia di sport, un grande insegnamento di vita. Il rapporto giornalista-allenatore o giocatore nel tempo breve dopo una partita o prima della partita deve essere conciso, deve essere breve. E la domanda è sempre finalizzata a quel momento, quella partita, a quel minuto, a quel secondo. Fare un'intervista come ho la fortuna, la possibilità di fare adesso, hai la possibilità di far vedere quello che a volte sei anche fuori, al di fuori da quest'area di destinazione. Quando abitavo a Napoli si giocava ovunque, nei cortili, davanti a casa, sull'asfalto, sulla terra, scalzi o con le ciabatte, ma si giocava. Il ricordo più nitido che ho è che quando giocavamo a Ottaviano, dove sono nato, le porte fatte con le pertiche e continuamente partite dove non terminavano mai. Rincorrere una palla lungo il marciapiede, dribblando passanti, motorini, auto parcheggiate dove non si potrebbe, come fossero arcigni difensori. Il calcio a Napoli è prima di tutto questo. Fantasia, spensieratezza, quella di un bambino che in strada immagina di avere addosso i panni del campione preferito. E quando quel bimbo diventa grande e raggiunge davvero il calcio che conta, è ancora più bello vederlo tornare a casa, ricordando con gli amici di una volta quelle partite interminabili. Sannino, per quelli di Ottaviano, è semplicemente Beppe, un amico ritrovato dopo tanti anni. Ho dei ricordi indelebili di amici, quando andavamo a scuola lì a San Michele, l'asilo lì sempre a San Michele, poi tantissime partite giù, lo chiamano il Congolo, ma all'inacasa, partite interminabili, giocando anche a fogne aperte, ogni tanto qualcuno ci andava dentro, tipo qualche nostro amico Bimbo. No, Giannetto. La famiglia di Sannino si trasferisce al nord alla ricerca di un futuro che Ottaviano non è in grado di offrire. Torino non è soltanto un nome. Torino è un grande coro di persone. Torino è rappresentato per me un modo di vivere un po' schematizzato, ma è la città che te lo impone, no? Però il pallone mi ha sempre accompagnato, ho sempre vissuto con un pallone. Torino.
Torino vuol dire Napoli che fa in montagna. La nuova casa si trova a Torino, in un posto che nel giro di pochi anni è diventato la terza città italiana meridionale, dopo Napoli e Palermo. La Fiat è un gigante dell'automobile che ha dato vita a una nuova ondata di immigrazione da altre regioni. È lì che trova un primo impiego Papa Ciro. Dura qualche mese e poi va in una ditta di imbianchini. Il piccolo Giuseppe, il terrone trasferito nella città della Mole, vive fianco a fianco con altri bambini. Torino è normale, eravamo appena arrivati, terroni. E all'inizio è stato un po' difficile entrare, però mi ha aiutato molto il fatto di essere andato a scuola. E quando sei a scuola, anche se sei terrone, settentrionale, devi viverci insieme, no? Le ore che sei in aula, e di conseguenza allacci delle amicizie che poi te le porti fuori. Mi ricordo che c'erano delle partite bellissime tra via contro via, e già allora c'era il calciomercato. Io mi ricordo che a me volevano comprarmi tutte le vie per farmi giocare. Io dicevo sempre: il gol è valido se faccio il tunnel a tutti, e lo facevo a tutti. La domenica dopo la messa sono tante le persone che vanno a vedere i tornei sportivi dell'oratorio. Sannino gioca bene, non sono fortunati i provini con Torino e Juventus. Passa in D alla squadra dell'Istituto Sociale e poi ad Asti, dove ha inizio il suo viaggio nel mondo del pallone. Da Asti sono venuto a Varese, c'era Borghi, c'era Sogliano, direttore sportivo. Mi ricordo Maroso, il Peo, allenatore. Di una squadra dove i giocatori erano questi: Arrighi, Chinellato, Muraro, Martina, Dal Fiume, Sabatini, c'era una bella squadra. Mi dirottarono a giocare con la Milanese, che allora era una squadra satellite del Varese insieme al Messina, mi ricordo. A metà anni 70 al timone del Varese Calcio c'è Guido Borghi, figlio di Giovanni, il Cumenda che ha regalato alla città i momenti più splendenti della sua storia sportiva. In Serie D la famiglia Borghi finanzia un'altra squadra, l'Ignis, dal nome dell'azienda di famiglia e con le maglie di colore giallo-blu. Giocai con Russo, che poi andò a Bologna, Genova, Montesano, che lo conoscono tutti, Dotto, Ferrario, che poi ha giocato anche in prima squadra. In Serie D la società diventa milanese, si allena a Cassinetta e al sabato gioca al campo Fabio Massimo a Milano, in zona Corvetto. Disputare il campionato di quarta serie permette ai giovani del Varese di temprarsi, di misurarsi con il calcio vero, dove la spada è preferita al fioretto, dove il risultato conta davvero e i punti servono come il pane per evitare la retrocessione. È una squadra intanto fatta di tutti i ragazzi giovani che potevano fare benissimo la primavera a Varese, invece ci hanno dato la possibilità, secondo me, di fare un campione di Serie D. Ricordo bellissimo, perché poi noi vivevamo al convitto De Filippi, eravamo comunque tutti accomunati da sogni che poi dopo qualcuno l'ha realizzato e qualcun altro no. Nella stagione 1976-77 la Milanese si presenta con una rosa davvero giovane, affidata alla cura di due tecnici del vivaio biancorosso, Grimaldi e Perotti. Giocavamo un calcio molto superiore alle altre squadre, solo che altre squadre avevano gente di esperienza e che condizionavano gli arbitri. Oltretutto noi rendevamo all'altra squadra, e non sono storie, basta andare a vedere, dai 30 ai 40 anni, 50 anni di età, e quindi chiaramente scontavamo l'inesperienza. In squadra ci sono Dotto e Montesano, compagni di stanza e di vita del 19enne Beppe Sannino. Dopo Napoli e Torino, ecco un'altra città che segnerà il suo destino. Era un momento dove non c'avevamo una lira, detta proprio nuda e cruda, alla romana. Io e Beppe Sannino e Francesco Buglio, all'epoca, ci dividevamo un paio di pantaloni, una volta uno, una volta l'altro. A casa mia parecchia gente veniva a mangiare, eccetera, perché capivo che al convito si mangiava in un certo modo, chiaramente. E mi sembrava anche giusto riconoscere gli sforzi che loro facevano sul campo. Abbiamo solo i valori, c'è poco da fare. Quando tu vieni che non c'hai una lira, che comunque sei fuori casa, perché tutti quanti venivamo da svariate regioni o città, è chiaro che veramente ti trovi in un ambiente diverso, non tuo, per cui devi sviluppare quello che secondo me poi ti porta l'esperienza nella vita, cioè i valori, e c'è poco da fare, sono i valori che fanno la differenza. Noi ne abbiamo tanti e ci siamo riportati fino adesso. Allora era il giocatore per cui valeva la pena di pagare il prezzo del biglietto, come si direbbe oggi, nel senso che era
il giocatore più estroso, quello che faceva le giocate più appariscenti, da cui ti potevi sempre attendere qualcosa di bello. Era un giocatore molto temuto perché imprevedibile, perché giocatore capace di giocate improvvise, anche se ogni tanto aveva qualche momento di astensione dal gioco, cioè qualche momento in cui si emarginava un po' dal gioco, come tutti i cavalli di razza, non brillava sempre per continuità con questa criniera di riccioli che lo faceva assomigliare sempre di più a Evaristo Beccalossi, il fantasista del Milan, dell'Inter e della Nazionale di quegli anni, a cui tra l'altro somigliava anche nel modo di giocare in qualche modo, questa insistenza nel dribbling, questa volontà di portare sempre la palla per poi arrivare magari alla giocata decisiva. Infortuni, acciacchi, arbitraggi poco favorevoli fanno pian piano scivolare la milanese verso il fondo della classifica. La squadra di Perotti pratica un buon calcio, ma i risultati non arrivano. È in momenti come questi che si forge il carattere e che nascono amicizie destinate a durare nel tempo. Lo chiamo il fighettino, perché prima che usciva il capello, la camicia, il maglioncino, era un po' un perfettino, per cui tutti che gli gridavamo, beh, prendiamo, lascia perdere questi capelli che tanto diventi pelato, siamo stati buon profeti. Certe strade si prendono e basta, e non importa dove vanno a finire. Certe strade si prendono apposta perché è tempo di partire. E mentre cammini da solo la paura diventa coraggio, e perfino con le scarpe sbagliate si fa finta di niente per riprendere il viaggio. E dopo quell'anno andai a giocare a Trento e da lì ho iniziato poi un po' a peregrinare per l'Italia, ma quell'italietta del calcio dove non è stata mai ai massimi livelli, ho fatto fino alla C1 o la C normale, ma che comunque era il calcio, si sentiva il profumo di calcio. Vai, vai, non ti fermare, vai, vai, non aspettare, vai, vai, è questo il tempo e non ritornerà. Vai, vai, sei tu che scegli. Il ricordo più bello, per esempio, è l'esordio in C a tre gironi, dove era davvero molto importante perché c'erano tutti i grandi calciatori che finirono la loro carriera in questa categoria. Ma non era il cimitero degli elefanti, era un campionato dove tutti ancora volevano dare e volevano far vedere che erano giocatori veramente importanti per quello che hanno fatto nella loro vita. Il Varese manda Sannino a Trento in Serie C. La squadra dove io ho esordito in C e dove il Varese mi mandò era il Trento, e in quella squadra giocavano quasi tutti i capitani di grandi squadre del massimo campionato. Mi ricordo Codognato che ha fatto la Coppa dei Campioni con l'Inter, con Elenio Herrera. Mi ricordo Damonte che era il capitano del Brescia. Mi ricordo Divina, capitano dell'Atalanta. Anche le scarpe ha voluto pulire questi giocatori. Se non sono riuscito a giocare in categorie più importanti della C, è perché vuol dire che sicuramente avrò avuto dei difetti. Era un giocatore pensante del centrocampo. Era più di quantità che di qualità. Lo prendevo sempre in giro perché c'era questa corsa un pochettino come gli arbitri. Dicevo, se gli arbitri corrono un po' prima, una volta correvano un po' in punta di piedi. Seguono quattro campionati a Voghera, una promozione in C2 e la splendida avventura di Lodi. Con il Fanfulla di Veneri vince il campionato di C2 e soprattutto la Coppa Italia. Quel campionato era una specie di Serie B formato ridotto, c'erano squadre come Bologna, Brescia, Vicenza, Spal, Ancona, Reggiana, tutte squadre che nei 5 anni successivi arrivarono alla Serie A, quindi veramente un campionato particolarmente difficile. Si rifece il Fanfulla in Coppa Italia perché nell'anno della retrocessione conquistò questo trofeo, e tra l'altro con un cammino importante perché eliminò il Brescia, eliminò il Vicenza, vince poi la finale proprio con l'Ancona, con due gol nei supplementari, l'ultimo dei quali, l'ultimo della stagione, a chiusura della sua permanenza reggiana, proprio di Beppe Sannino.
A Pavia non si accende la scintilla, anche perché sono in molti a non dimenticare i trascorsi di Sannino con gli storici rivali di Voghera. Dopo essere passato dalla Spezia e Vigevano, raggiunge Chiavari e Lentella. È qui che con l'allenatore Canali scopre i segreti del sistema di gioco chiamato Zona. Sannino scende fra i dilettanti per trovare una società che gli permetta di giocare e allo stesso tempo lavorare. Ha un posto sicuro, in ospedale, ed uno stipendio che dà certezze anche alla famiglia. Ma il momento fatidico è arrivato, quello in cui deve appendere le scarpette al chiodo. Quando ho smesso di giocare, che è successo a 31 anni, quando ho capito che, essendo stato soprattutto qui a Voghera o nei dintorni, un calciatore apprezzato, ho capito che quando sono andato nei dilettanti non era più piacevole. Non è solo una questione legata alla carta d'identità. Quando gioca diventa il bersaglio preferito dagli avversari, quello da randellare per la fantasia che esprime ad ogni tocco di palla e per il blasone che si porta appresso. Prende tante botte, spesso gratuite, si diverte sempre meno. Ho smesso di giocare e ho avuto questa possibilità di venire nell'ente ospedaliero e all'improvviso è cambiato tutto. La mia giornata iniziava qua, timbravo il cartellino alle 5:30, anche perché iniziavo alle 6, c'era tempo per andare a prendere un caffè qui davanti e poi entravo qui dentro l'ospedale e iniziavo la mia giornata. Le mie 7:12 iniziavano da qui. Sannino ora è tranquillo, ha uno stipendio assicurato ogni mese, ma non è felice. Ha stravolto la propria esistenza, vissuta quasi sempre all'aria aperta. Trascorre gran parte del tempo fra queste mura. All'ospedale psichiatrico di Voghera rimane 5 anni. Non c'era più il manicomio vero di una volta, ma c'era dei reparti dove bisognava dare dignità ai malati. E qui a Voghera, mi ricordo, tutti cercavano di lavorare per questo. Ho trovato tantissime storie e ho vissuto tantissime storie di persone che erano qui da tantissimi anni, ma che comunque non davano un aspetto di un malato di mente. C'erano dei gesti che a volte mi facevano anche piangere e c'erano delle situazioni dove a volte ho avuto anche paura. Il fatto di andare al mattino dentro e dover far pulizie in questi reparti dove loro, poverini, non per colpa loro, si lasciavano anche un po' andare, mi ha fatto capire che la sofferenza non è poi la nostra, ma è la loro anche se non se ne rendevano conto. È qui che vive accanto a gente che ha grande dignità e soprattutto molto da insegnare. I successivi 5 anni Sannino li trascorre nei diversi reparti di un altro ospedale. Terapia intensiva, rianimazione, medicina, cardiologia. Il contatto quotidiano con la sofferenza lo aiuta a crescere, a maturare, ma non gli fa cambiare idea. Il suo destino non è questo. Il riposo del guerriero sta per terminare. Io ero un umile agente tecnico, cioè uno che doveva fare pulizie nei reparti, avvicinarsi al malato non era il mio compito, però conviverci sì. Ero quello che al mattino, quando c'era la sveglia per loro, io venivo qui a lavorare alle 6 del mattino, era il primo turno e lavoravo fino alle 13:12. E il mio compito era quello di, quando loro andavano a fare colazione, pulire le loro camere, mettere a posto i letti. Allora mi ricordo, ho lavato tantissime volte i pavimenti con la segatura e poi ho lavorato con altri miei colleghi dove ormai poi eravamo diventati squadra, quasi come una squadra di calcio, cioè quelli che lavoravamo insieme ci conoscevamo, sapevamo già cosa fare. E poi dopo da lì, dopo le pulizie, c'era andare a prendere i carrelli per la colazione, i carrelli per il pranzo, e prima di andare via ripulire di nuovo quello che dopo il refettorio, dopo il pranzo lasciavano i malati e finché non arrivavo alle 13:12 prendevo la mia macchina e me ne andavo in quel di Monza e il mio unico pensiero era quello di dire ma la mia vita poi sarà questa sempre, però avevo un dovere verso la famiglia, verso i miei figli e iniziavo con questo tarlo nella testa di essere qui, lavorare queste 7:12 nel modo migliore possibile, ma sicuramente il mio spirito è uno spirito libero su un campo di calcio, pensavo sempre solo a quello. Sannino comincia ad allenare i giovani. Sono gli anni del Milan di Arrigo Sacchi, del concetto di calcio totale portato avanti dall'Olanda di Cruyff. Lo schema che preferisce da sempre è il 4-4-2. Seguì tanto Viscidi con la primavera del Milan. E il secondo anno, quando ho preso gli allievi, ho voluto provare da autodidatta ad allenare una squadra con questi principi.
Da Monza ebbi la mia prima esperienza dopo questi 3 anni con una squadra dilettantistica in eccellenza, che era l'Oltrepò, la Stradella. Portai le mie idee, mi avevano chiesto di fare un campionato con i giovani, di salvarci. L'entusiasmo ci portò a fare le prime 6-7 partite, prima in classifica, finché un presidente, dopo la prima sconfitta a Sant'Angelo Lodigiano, disse no, a zona non si può giocare, dilettante di giocare col libero. Io dissi: guardi, la ringrazio, declino tutto e me ne andai. Dopo 3 anni il presidente Preziosi gli affida la formazione allievi del Como. È l'anticamera della prima squadra professionistica, la Biellese. Ho rischiato perché io decisi di licenziarmi con una grande incognita. Non so se poi questo sarà il mio lavoro definitivo, però ho tentato, ho voluto, l'ho voluto a tutti i costi. E da qui è iniziata una nuova vita. Con la zona playoff distante un punto è esonerato. Io preferisco parlare più degli esoneri che dei campionati vinti, perché secondo me è qui che bisogna far capire veramente la passione che hai, dove ti porta, no? Io rimasi a casa e mi ero licenziato, perciò non avevo né un lavoro ed ero rimasto a casa nel lavoro in cui io credevo di più. L'anno dopo fui assunto dall'Alto Adige, che, dico la verità, io non sapevo neanche dove si trovasse, perché FC su Tirol era una parola a me che suonava anche un tantino strana, no? Sannino riparte da Bolzano e dai dilettanti. Tra quelle montagne costruisce un piccolo miracolo. Trova una società arrivata in D da 2 anni e con la voglia di proseguire la scalata. Oh, se non andiamo dentro è dura lì, giovani! Calcia, porco giù da calcia! L'arbitro! Come stai, Matteo? Matteo, com'è? Sulla strada del vino brinda un salto a dire poco storico. La promozione in C2 non è programmata, ma costruita in tutte e 36 le giornate del campionato. Partita dopo partita, sino alla festa di mezzo corona. Il riscatto del calcio alto atesino arriva grazie al tecnico di Ottaviano. Dopo 20 anni di attesa, una squadra della provincia di Bolzano raggiunge i professionisti. Intanto, il Varese Football Club si è infilato in un tunnel buio e senza uscita, quello della gestione societaria della famiglia Turri. Sannino trascorre una stagione a Meda e un'altra a San Giovanni Valdarno, prima di arrivare nel 2003 ai piedi del Sacromonte. Il Varese inizia bene la stagione grazie ai gol di Mussi. Cominciano però a vedersi nubi sull'orizzonte societario. Gli stipendi arrivano in ritardo. La famiglia Turri cerca nuove risorse e contatta Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, con tanta voglia di affermarsi anche da dirigente. Diventa il presidente con lo stipendio, solleva dall'incarico l'appassionato Sannino e lo sostituisce con l'amico Beruatto. Il Varese perde i play-out con la Reggiana e, come se non bastasse, è escluso dal campionato. Nasce il Varese 1910, è il Varese dei Varesini. Sannino va al sud, a Cosenza. La società lo ingaggia ma non viene tesserato e lo attendono 12 lunghi mesi senza lavoro. Poi arriva l'offerta del Lecco, una piazza che ha visto il passaggio di moltissimi allenatori importanti. Sull'Ario, tanto per cambiare, le cose non sono semplici. Problemi, problemini, però si andava avanti, avevo un gruppo di giovani che volevano fare. In rosa ci sono una quarantina di giocatori, il campionato è difficile. La piazza è scontenta per la bassa classifica ed ottiene l'esonero dell'allenatore. Dopo 6 giornate, Sannino è richiamato in panchina. Mi chiamarono indietro dopo le ultime 5 partite, ci salvammo senza fare i play-out. E l'anno dopo rimasi a Lecco, dove poi iniziò un'altra storia, un'altra vita. Quell'anno lì, vabbè, i Mugugni c'erano lo stesso, però comunque aveva creato un buon gruppo, eravamo dei ragazzi tanto diversi che lui sapeva gestire bene. Noi eravamo una buona squadra, avevamo la fortuna di avere un buon allenatore perché comunque come tutte le sue squadre eravamo compatti, difficili da battere. Nonostante fossimo partiti non benissimo e a gennaio eravamo, mi sembra, a 3 punti dalla zona retrocessione, eravamo dentro nei play-out, poi dopo da febbraio in poi non abbiamo più perso. Ottiene il massimo con una squadra che cammin facendo deve fare a meno di giocatori importanti. Il Lecco vince i play-off con il Pergo Crema ed è promosso in C1.
fu l'anno dove iniziai questo, non so che è successo, perché non lo so. Attraverso mille difficoltà vincemmo il campionato, mi ricordo che giravo sempre con la Digos, fui oggetto di minacce e ho dovuto vivere una promozione dove non l'ho vissuta e non l'ho goduta come volevo. Perché non puoi goderti le cose, non è come che per scelta come Mourinho che vince la Champions e se ne va quando col Porto non ha neanche festeggiato. C'è stato un rapporto con lui e la città che non era proprio idilliaco e quindi, sai, quando vinci ti piace anche festeggiare, magari anche dare in faccia alle persone che non credono in te qualcosa di importante. E lì invece vincere e stare zitto è, secondo me, è un po' bruttino, come quasi non vincere perché non puoi gridarlo a nessuno. Vincemmo il campionato e io subito dissi basta, ho finito. Vincere contro qualcuno che non crede in te ti dà ancora più forza. Ma se il cuore ha un'ala spezzata devi solo curarla perché non è ancora la fermata. Altri viaggi aspettano te dall'istinto che hai di non cedere mai. E da questo lo sai che riparte il cammino. Dopo neppure 24 ore dalla finale, il presidente avversario ingaggia l'allenatore che lo ha battuto. Anche lì ho dovuto giocare contro gli stessi tifosi di Crema. Loro mi hanno sempre visto come quello che non li aveva fatto andare in C1. E non c'è mai stato questa scintilla, questo amore tra noi. Dall'Ario arrivano Galli, Lomi e Finetti. C'è chi non è d'accordo con la scelta di vederli in campo al posto di altri beniamini della curva. Comincia così un'altra annata difficile. È stata un'annata dove, obiettivamente, ho trovato un allenatore dove ti dava sempre un qualcosina in più per poter rendere e per poter scendere in campo con la mentalità giusta. Trovava sempre un qualcosa per poterti far rendere al 120%. Il girone è abbastanza equilibrato, la classifica altalenante. Con la vetta distante 12 punti esplode la contestazione di una parte della tifoseria. Sannino non ce la fa più a reggere critiche che ritiene ingiuste e si scaraventa contro chi lo contesta. Il presidente Bergamelli si schiera accanto all'allenatore. Il presidente fu lungimirante, disse noi siamo partiti con te e vogliamo finire con te. Ci allenavamo a Bergamo, perché vivevamo a Bergamo, e giocavamo a Crema. Non c'è mai stato un grande feeling con la tifoseria di Crema e non so per quale motivo, ma adesso non voglio neanche stare qui a... La cosa che mi fece più male è vedere che intanto non ho più voluto che venissero i miei figli a vedere la partita, perché ormai è diventato un discorso un po' particolare, anche di linguaggio. E la cosa più brutta che mi ricordo e mi ricorderò per sempre era il periodo delle coballe napoletane. E in una partita ci furono dei volantini con questa scritta e io in modo proprio sdegnoso rifiutai di non parlare più con nessuno. Quello che è stato per lui lì, io credo sia riuscito a raggiungere un risultato incredibile in quelle situazioni. Non è facile e lui ci è riuscito. Questo ti fa capire la grandezza e la forza che ha questa persona. Che lui ha, che lui ci ha trasmesso. Perché comunque noi, quando andavamo dentro, ci sentivamo comunque di avere il dovere per quello che lui ci ha sempre trasmesso, per come ci ha trattato, per come ci ha fatto sentire importanti, di andare dentro e dare anche per lui sputare sangue. Il Pergo Crema vince il campionato. Sia Lecco e sia Crema hanno potuto godere quello che tutti gli allenatori vorrebbero godere dopo aver fatto il proprio lavoro. Una vittoria di un campionato. Ognuno di noi ha la sua strada da fare. Prendi un respiro, ma poi tu non smettere di camminare. Anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore, c'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. Siamo arrivati, il nostro allenatore è rimasto sul pullman e logicamente quando arriva un risultato del genere, vincere un campionato, una città che comunque ha la possibilità di vedere una categoria superiore,
avere il tuo allenatore all'interno del pullman che non è sceso, che comunque non ha festeggiato per quello che è stata poi l'annata nei suoi confronti, un po' di rammarico è rimasto. È ovvio, la contentezza di aver vinto il campionato, però festeggiare, e siamo convinti che se Sannino era in piazza ci saremmo divertiti anche quel giorno lì molto, per com'è lui. Per Sannino si tratta della seconda promozione consecutiva, ma nessuna società è disposta ad affidargli una panchina. Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. A volte uno si chiede, uno fa il meglio, ti chiedono, beh guarda, giocare bene non va bene, basta vincere, no? Io a malincuore volevo dire, beh, se non si può giocare bene si vince, però nonostante questo sono rimasto a casa. Nella vita di Sannino si tratta forse del periodo più difficile. Niente gira per il verso giusto. Si separa dalla moglie, cerca casa in un posto non molto distante dai figli. Me ne sono andato su una collina nel Monferrato, un paese che si chiama Lu. Sergio lavora in banca e aiuta Beppe a sbrigare ogni pratica burocratica. Gianni, Valerio, Mauro, Sergio Viganò sono degli amici veri. E la combriccola di Lu. Un personaggio a me molto caro, che è Viganò, alcuni nel mondo calcistico lo conoscono anche, è stato il massaggiatore dell'Inter, della Lazio, della Sampdoria. E lui è stato davvero straordinario, che in una giornata mi ha trovato un appartamento e lì è nata la mia seconda vita. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Avevo un solo modo per non pensare, correre. E tutti i giorni correvo, mattina e pomeriggio, correvo sempre. Pensavo e dicevo, però è strano, perché è capitata una cosa così. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. Ho vissuto davvero momenti meno belli, diciamo, ma che comunque ti hanno fatto capire quanto era grande la vita di tutti i giorni al di fuori del calcio, nell'avere vicino a te delle persone che ti potevano dare una mano, ti capivano. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Un giorno, di nuovo sulla mia strada, ci fu un ennesimo colloquio con una città che è Varese. E io dissi, guarda, a me non interessa la categoria, a me basta lavorare. E da lì poi è nata la favola del Varese. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Lavoro, lavoro e ancora lavoro.